Bene ragazzi, un saluto a tutti quanti, siamo qui a fare questa recensione, o meglio in questo caso questo confronto tra l'LG G2 e il Nexus 5. Un confronto direi molto interessante perché sono due dispositivi di estrema qualità, due top di gamma, direi con delle ottime, davvero ottime caratteristiche, sia da una parte che dall'altra. Abbiamo, diciamo, dal punto di vista hardware, una fotocamera 13 megapixel contro una camera da 8 megapixel, entrambi con flash LED Full HD. Abbiamo poi questo form factor che direi che è un pochino a vantaggio del Nexus, che è un po' più sottile, un po' più ergonomico, più compatto. Il G2 è un pochino più grande. Questa particolarità dei tasti posti dietro rispetto ai classici posti lateralmente dei telefoni tra il G2 e il Nexus 5. Abbiamo, vedete, la funzionalità del Tok Tok per andare a svegliare, diciamo, l'LG G2, invece il classico sblocco blocco tramite tasto per il Nexus 5. Poi abbiamo in entrambi i dispositivi 2 GB di RAM, processore quad-core, quindi direi che stiamo più o meno sulla stessa barca. 16 GB di memoria non espandibili su entrambi, a differenza però è che in Italia viene venduto anche il 32 GB da parte di LG per quanto riguarda il Nexus 5. Invece LG non prevede, perlomeno attualmente, una versione 32 GB in Italia, quindi bisogna comprare versioni europee e non italiane in quel caso. Lo schermo è leggermente più grande, 5,2 pollici, sempre Full HD, rispetto al 5 pollici Full HD del Nexus 5. Quindi diciamo una sfida tra due top di gamma, ma alla fine due top di gamma che sono prodotti sempre da LG, uno proprio per la sua linea di telefono, un altro proprio per la linea di Google, ma direi una sfida in casa in questo caso. Scusate il gioco di parole. Per quanto riguarda, direi di non dilungarci troppo, perché sia per quanto riguarda sulla parte telefonica, perché sia per quanto riguarda la ricezione che per quanto riguarda la potenza del wifi, la ricezione wifi, internet e quant'altro, direi che praticamente siamo su ottimi livelli per ogni dispositivo. Devo dire che forse un peletto il G2 è un pochino più potente, sia dal punto di vista della ricezione e soprattutto dal punto di vista del wifi. Non so se riuscite a vedere le tacche del wifi, provo in questo caso ad avvicinarveli, ma vedete, sul G2 ce ne sono 3, sul Nexus 5 ce ne sono 2, e in genere questo mi capita un po' sempre quando vado a utilizzare questi due telefoni. Ciò non toglie nessun, diciamo, non abbiamo nessun vantaggio, perché comunque navighiamo benissimo anche con due tacchi per quanto riguarda il Nexus 5. Però devo dire che il G2 mi è sembrato un pochino più potente dal punto di vista della ricezione Wi-Fi. Bene, direi quindi a questo punto, abbiamo detto questo, direi a questo punto di fare subito una prova del GPS, dato che ho stato su GPS qui ho usato due reparti, qui è attivo il GPS, vediamo se è attivo anche di qua. Sì, è attivo anche di qua, quindi facciamo partire il GPS. Vediamo un po' questa sfida tra i due Nexus, tra i due Nexus e due LG, chi la può andare a vincere. Nel frattempo che facciamo questa sfida, vi faccio notare come i neri che siano presenti sul G2 siano più neri rispetto a quelli del Nexus 5. Questa cosa l'avevamo già notata per chi ha visto il mio video con l'S4. Già questa differenza l'ho notata anche con l'S4. Direi che si presenta anche in questo caso. Per quanto riguarda il GPS, direi che a vedere i satelliti li vedono entrambi, però il G2 si è già agganciato a due satelliti, mentre il Nexus 5 fa ancora un po' di difficoltà ad agganciarsi. Entrambi però ne vedono una buona quantità, quindi diciamo che è solo una questione di tempo probabilmente. Vediamo un po' di dare un altro pochino di tempo ai due per... Nel frattempo qui continuano ad arrivare delle notifiche sul Nexus. Ok, vabbè, direi quindi che il
che il GPS funziona leggermente meglio sul Nexus e sull'LG G2, ma siamo su buoni livelli su entrambi i dispositivi, forse un peletto meglio, ripeto, sul G2, ma siamo praticamente lì. La navigazione devo dire che comunque è buona e ormai si usano anche i dati per navigare, quindi direi che non abbiamo alcun tipo di problema. Solo quando magari non siamo in zone coperte, ecco, magari forse il G2 è coperto dal punto di vista della rete cellulare e quindi dei dati internet, forse il G2 è un peletto superiore. Bene, detto questo, direi allora andare a parlare, scusate, ho cliccato male, di andare a parlare di email. Proviamo ad aprire la stessa mail su entrambi i dispositivi, eccoci qua. Per quanto riguarda il G2 c'è la possibilità di andare a, vedete, a rimpicciolire tutta l'email, è possibile anche sul Nexus, quindi è stata risolta questa problematica, si può fare anche su altre mail, quindi direi che funzionano benissimo, c'è anche il resize della mail, nessun tipo di problema. Andrei a questo punto allora a vederci un po' di impostazioni su entrambi i dispositivi. Uno, subito andrei a vedere le informazioni sul telefono. Guardate come sono differenti le due, benché la casa sia la stessa, le due interfacce. Tutto sulla stessa pagina per il Nexus 5, con anche diverso sfondo, versione Android 4.4. Invece, per quanto riguarda la versione sul software per l'LG G2, siamo alla versione 4.2.2. Quindi, versione di Android, direi di due passi superiori per quanto riguarda il Nexus 5. D'altronde, i telefoni Google sono sempre così. Poi, per quanto riguarda il resto, beh, è la cosa più importante da vedere in questa situazione sono, vabbè, le slide, le Q slide, i quick memo, sono tutte opzioni che vi ho già raccontato durante la recensione dell'LG G2 e che, come anche il fatto di parcheggiare le applicazioni, che se non avete visto vi rimando a far vedere sulla recensione dell'LG G2, che sono però proprie solo del G2, quindi non le troveremo anche sul Nexus 5. Quello che invece possiamo andare a vedere qui è l'archiviazione, che in questo caso abbiamo su entrambi i dispositivi. Ecco, questa è una versione da 16 giga, questo Nexus, e anche questo LG G2. Abbiamo però, nonostante questo, 2 giga in più sul Nexus 5 per andare ad archiviare i nostri dati, dato che, e le nostre applicazioni. Dato che sicuramente sul Nexus 5 abbiamo una versione di Android pulita, pura, sicuramente occupa meno spazio rispetto a tutte le altre feature che sono state implementate sul G2, tipo, come ho detto prima, il Q-Slide, il Quick Memo, il parcheggio delle applicazioni, il Tok Tok e quant'altro, quindi tutte cose che sicuramente avranno occupato più spazio per l'installazione di tutte queste caratteristiche sulla memoria. Quindi direi questa è la differenza, però secondo me sia 12.55 che 10,62 sono poche come quantità di memoria. Io punterei sulla versione 32 GB per entrambi i dispositivi, solo che nel secondo caso la versione può essere solo europea. Ok. Quindi, avendo visto anche questo, allora direi di andare a parlare subito di fotocamera. Andiamo quindi in fotocamera da un lato e dall'altro, vediamo un po' quali sono le impostazioni che possiamo trovare su entrambi i dispositivi. Allora, quali sono le impostazioni? Flash, fotocamera frontale, modo, si può scegliere normale, panorama, multiscatto, fotoritocco, sport, notte e quant'altro. Tra le impostazioni praticamente abbiamo scatto al CIS, quindi dicendo CIS ci sarà lo scatto, luminosità, messa a fuoco, risoluzione, 10 megapixel la fa 4 terzi, altrimenti si va sui 16, fa 16 nodi, altrimenti si va sui 4 terzi, tagliando un po' le bande laterali. L'ISO, bilanciamento, effetto colore, timer, il geotag, quindi la rilevazione GPS sulla foto, tono scatto, tasto del volume per catturare e guida e ripristino delle impostazioni iniziali. Qui si fa lo swipe tra la camera e il video. Nell'altro caso, invece, nel caso del Nexus, abbiamo la possibilità di fare anche i scatti a 360 gradi, oltre che panoramici, magari può essere una cosa carina. Abbiamo la possibilità di inserire il flash, l'HDR+, chiamato HDR+ perché è stata rinnovata l'algoritmo per quanto riguarda questa fotocamera e Google promette che gli scatti sono di maggiore qualità, soprattutto quindi andando a combinare le zone di chiaroscuro. Quindi le zone più chiare e le zone più scure, quindi dando delle foto più realistiche. Poi abbiamo il bilanciamento del bianco, diciamo il volume, il cambio tra fotocamera posteriore e anteriore e le varie impostazioni che sono praticamente il geotagging, l'autoscatto, le dimensioni dell'immagine, 8 megapixel, ricordiamo che in questo caso è la massima.
e modalità scena e bilanciamento del bianco. Forse magari c'è qualche impostazione in più sul G2, ma direi che praticamente siamo lì. Per quanto riguarda la qualità della fotografica delle due macchinette, dei due telefoni, le andrei subito a vedere. Quindi andiamo in galleria da una parte e dall'altra, vediamo di trovare galleria. Allora, proviamo a usare anche al contrario il telefono, sperando di trovare al più presto la galleria. Eccola qua, ce l'ho fatta. Fotocamera. Ecco, partiamo subito dalle immagini in bianco, sì, scusatemi, in scarsa luminosità. Allora, devo dire che nonostante che la fotocamera del Nexus sia di 8 megapixel, secondo me le foto in scarsa luminosità, forse anche per l'utilizzo dell'HDR, non lo so se può centrare anche. No, sicuramente c'entra, non so se magari può essere così determinante come differenza, ma secondo me le foto vengono meglio sul Nexus 5, perlomeno in condizioni di scarsa luminosità rispetto al G2. Invece, andando a parlare di foto, diciamo, in ambienti più aperti, beh, allora direi che le macro vengono fatte sicuramente meglio sul G2. Io vado ad ingrandire e sgrana molto prima sul Nexus 5 l'immagine che non sul G2. E anche i colori del G2 mi sembrano un pochino più corposi, un pochino più interessanti, ecco, rispetto al Nexus 5, che secondo me invece però come fotocamera è forse più fedele alla realtà. Però le foto devo dire che la definizione è migliore sul G2. Per quanto riguarda invece i video, direi di andarceli a Ragazzi, vedere. benvenuti. Sto facendo un video quest'oggi con l'LG G2, quindi vediamo un pochino come si comporta anche andando a fare uno zoom. Direi che va fino a 8x, ma sgrana parecchio. Forse è meglio rimanere un pochino sul 3 o sul 4, dove non perde troppo di definizione. Vediamo poi anche l'adattamento ai cambi di luce. Bene, quindi questo era il video con l'LG G2. Ok, perfetto, questo era il G2, nulla da dire, ottimo telefono, ottimo video. Secondo me i video infatti in Full HD vengono molto molto bene sul G2. Questo invece è il video sul Nexus 5, vediamo un po' quindi come viene anche questo. Ok, scusatemi, ma mi sembra che non sia partito anche l'audio, perciò ce lo andiamo a rivedere. Mi ero un attimo distratto a vedere il Ragazzi, video, eccolo stiamo qua. realizzando con il nuovissimo Nexus 5 questo video per vedere un pochino come si comporta il dispositivo. Proviamo anche a zoomare. Lo zoom arriva fino a 4x e direi che fino a questa dimensione di zoom più o meno ci siamo. Proviamo anche un adattamento ai cambi di luce. Quindi questo era il video con il Nexus 5. Perfetto, allora, cosa dire quindi di questi due video, quindi di questa qualità fotografica dei due telefoni? Allora, il fatto che il Nexus abbia una fotocamera da 8 megapixel rispetto ai 13 del G2, sicuramente nelle macro e in alcuni dettagli si fa sentire, però questa grandissima differenza di qualità io non l'ho vista. Certo, sicuramente abbiamo un vantaggio con il G2, specie per le foto, dicevo, dove bisogna andare a prendere il dettaglio, ma mi sembra che sono due ottimi dispositivi che fanno delle buone foto, perlomeno per essere degli smartphone. Poi, se vogliamo qualcosa di più, sicuramente dobbiamo puntare su macchinette proprio o digitali compatte oppure sulle reflex. Detto questo, direi che abbiamo parlato un po' di tutto. Andrei quindi semplicemente a parlare, per chiudere il nostro versus, di alcune foto per vedere anche un po' di differenze per quanto riguarda il
il nostro Nexus e il nostro LG G2, però direi di impostare la luminosità alla stessa, facciamo così, mettiamola al massimo su entrambi. Entrambi sono dei fari quando vengono messi al massimo la luminosità, hanno una ottima, davvero ottima luminosità, e andrei subito quindi a vederci, ecco qua, un bianco e con una scritta nera. Direi che, tralasciando che il Nexus sia uno schermo un po' più piccolino rispetto a quello del G2, direi che c'è un buon contrasto, mi piace, sono dei bianchi davvero tendenti al bianco, non all'azzurrino, e buon lavoro a questo punto di vista. Andrei a vederci quindi anche un nero, e qui però i neri sul Nexus non mi piacciono particolarmente. Alla massima luminosità, come abbiamo messo noi, tendono ancora a peggiorare, mentre sono molto più neri quelli del G2. Intendiamoci, non siamo a livelli di S4 per quanto riguarda i neri, che secondo me è uno dei migliori, però il G2 è di qualità superiore. Andando ad aprire invece poi questa foto, direi coloratissima, come possiamo già vedere prima, i colori sul G2 mi sembrano essere un pochino più accesi, come ho già detto, per le foto rispetto al G2, comunque siamo al Nexus 5, comunque siamo praticamente lì. Vengono visti sia gli MKV che gli FLV, noi però ci andiamo a vedere un 1080p perché vogliamo sfruttare appieno i due telefoni e lo schermo, soprattutto dei due telefoni, visto che abbiamo due bei Full HD. Allora, siamo in streaming, quindi direi di aspettare in uno, facciamo partire prima l'altro, altrimenti, ecco qua, direi nessun tipo di problema, e farci vedere i video Full HD. Guardate come il dispositivo rimane fluido, stabile, senza nessun tipo di problema, e anche l'audio è di buona qualità. Per quanto riguarda invece il G2, ecco qua un attimino che va a caricarsi il video. Ok, non vorrei che si sia bloccato, spero di no. Vabbè, facciamo così, lo facciamo ripartire, forse come ho messo play mi si è bloccato. No, il telefono ha avuto un piccolo crash, vedete, è rimasto con la schermata nera, non mi fa fare niente. Vediamo un po' se riesco a sbloccare. Un crash in diretta è sempre quello che mi auguro che ci sia. Ok, perfetto, il telefono pare essere ripartito, ma c'è proprio niente, direi che l'applicazione di Dropbox si è proprio bloccata. Blocchiamo magari questa installazione, non vorrei che possa prendere del wifi al telefono, ma direi che Dropbox proprio non vuole saperne di partire. Vabbè, mi dispiace per il G2 che ha avuto questa defiance, ma è giusto farla notare, visto che il telefono è andato ad andare a comprare, quindi su Dropbox ha avuto questo problema. Non mi era mai successo nelle video prove che ho fatto in precedenza e anche qua nei miei usi, però oggi ho avuto questo crash e è giusto riportarlo, e soprattutto l'applicazione non riesce a riavviarsi. Sappiate però che comunque anche sul G2 i video Full HD vengono letti tranquillamente e sono di ottima qualità. Andrei a questo punto a sentirci una bella canzone, e andrei a sentircela anche sul Nexus 5. Mettiamo anche il volume al massimo. Ah, era già al massimo, ok. Allora, la qualità del Nexus mi piace e direi siamo su ottimi livelli.
Per quanto riguarda il G2, penso invece che ci sia stato un problema con il wifi a questo punto, visto che ho messo lo streaming della canzone, visto che l'ho scaricata da Play Music, ma il telefono non ne vuole sapere di partire. Vediamo un po' se adesso. Ecco, il riproduttore non è riuscito. Vediamo se ora invece ci riesce. Ho staccato e riattaccato il wifi. Non capisco in questo caso perché c'è questo problema, visto che non ho avuto mai problemi con il wifi, con questo Nexus e neanche con questo, soprattutto G2. Niente, mi sembra che oggi G2 dal punto di vista del wifi non ne voglia sapere di partire. Potevo dirvi che sto caricando dei video su YouTube e che quindi c'è un po' di difficoltà nello string, ma non vedo perché il Nexus cioè, non ha avuto nessun problema sia sul video sia sul. Ecco, ce l'ha fatta a partire finalmente. Vabbè. Direi che si è ribloccato un'altra volta, quindi direi che il wifi, se non ha avuto mai questi problemi in questo periodo, oggi non so quale sia il problema, ma c'è stato un problema di comunicazione tra il G2 e il mio router rispetto al Nexus 5 e al mio router che non ha avuto nessun tipo di problema. Bene, detto questo, l'audio secondo me è un pochino a vantaggio del Nexus. Ecco, ora è ripartito, non si sa per quale motivazione, ok, va bene. Quindi abbiamo visto anche questo, allora andrei a parlare di browser internet. Purtroppo qui ho, purtroppo, non ho la possibilità di mettere il browser stock, quindi direi di andare a vedere anche in quest'altro caso Google Chrome. Sempre se c'è installato, no, qui c'è installato il browser. Allora vediamo un po' se c'è una parte con Chrome. Io non lo uso mai Chrome, quindi non l'ho scaricato sicuramente. Eccolo qua, perfetto. No, niente tour, direi di andare subito su The Verge. The Verge, eccolo qua, facciamo vai. Nel frattempo facciamo ricaricare anche The Verge sul Nexus. Niente, mi sembra che il wifi del mio G2 abbia deciso di non funzionare quest'oggi. Proviamo allora ancora una volta a stoppare. Strano davvero questo fatto che sul Nexus 5 non abbiamo nessun tipo di problema e sul G2 invece sì, davvero davvero strano. Non ho avuto problemi in questi giorni mai con il G2 per quanto riguarda il wifi. Invece questa mattina devo dire che stiamo avendo diversi problemi. Non so da cosa possano dipendere, ma come vedete non riesco a andare con il wifi su The Verge. Mentre il Nexus l'ha già aperto tranquillamente, vedete? Non ho nessun tipo di problema, posso andare anche a ricaricarlo. E niente, vedete come il Nexus 5 va e sono collegati entrambi alla stessa rete wifi. Quindi non riesco davvero a capire quale possa essere il problema. Proviamo ad andare in impostazione, vediamo un po' se c'è qualche. Vediamo reti, wifi, chiudi tutorial. Non capisco, facciamo una disconnessione, una riconnessione. Ecco, connesso. Io direi che se uno mi dice che è connesso dovrebbe connettersi. Vediamo un po' se magari con il browser stock va a questo punto al posto di Google Chrome. Niente, ragazzi, a questo punto direi che devo fare, altrimenti non riesco a farvi vedere come va praticamente internet. Devo fare una sostituzione della scheda SIM, visto che su questa non ho i dati attivi, e devo andare ad inserire praticamente un'altra scheda SIM all'interno e a quel punto andare con i dati internet 3G su internet. Non è una buona cosa perché le velocità saranno diverse rispetto al wifi, ma d'altronde se la scheda c'è, se internet non va, sono costretto per farvi vedere questa prova a utilizzare questo escamotage, diciamo.
Quindi, nel frattempo che facciamo questo, direi di far partire il Asphalt 8 sulle Nexus. Nel frattempo ci andiamo a giocare ad Asphalt 8 e poi riprendiamo il discorso sul browser a chiusura della nostra video recensione. In questo caso, più che video recensione, direi video confronto. Andrei quindi a giocare. Vedete come su internet, su wifi, non abbiamo nessun tipo di problema per quanto riguarda il Nexus. Invece, ho avuto gravi problemi, devo dire, gravi quest'oggi sul G2. Davvero direi quasi, quasi inspiegabili. Allora, il gioco è partito, nel frattempo mi sono distratto a cambiare la scheda, lasciamo un attimo in stand-by, datemi un secondo per andare a inserire la scheda, perfetto, ce l'ho fatta. Quindi, nel frattempo che adesso il G2 va ad accendersi, va a avviarsi e quant'altro, direi di andare a provare Asphalt 8, quindi per non spazientirvi sul Nexus, e poi facciamo le stesse prove che abbiamo fatto sul G2. Per quanto riguarda la giocabilità sul Nexus, direi davvero, davvero nessun tipo di problema. Il telefono è reattivo, segue perfettamente le mie direzioni, i miei cambiamenti di direzione, le mie accelerazioni, quindi vedete non ho alcun tipo di problema. Quindi ottima la giocabilità su Nexus 5 con Asphalt 8. Bene, allora direi di vediamo un po' se magari spegnendo e riaccendendo il dispositivo, andando attiviamo le reti mobili, magari il wifi è ripartito, chissà. No, mi sembra di no, quindi direi che c'è proprio un problema di comunicazione quest'oggi, che però è arrivato in questo momento, visto che prima ha funzionato, tra il mio router e questo G2. Mi dispiace che sia questo problema da segnalare, ma sappiate che il G2 può avere qualche problema a questo punto con il wifi, perlomeno con il mio. Direi a questo punto, visto che si è riuscito ad attivare le rete internet, di andare a riprendere Chrome e di andare a riprenderlo anche di qua. Apriamo The Verge da un lato e dall'altro. Oggi il G2 direi che non vuole funzionare neanche con il 3G e con l'HSPA. Mi sembra che mi sta facendo uno scherzetto. No, ok, ce l'ha fatta. Facciamo una cosa, chiediamo la versione desktop, così ci apre anche la. Oddio, cos'è successo? Vabbè, ok, oggi il G2 non vuole saperne di funzionare come vuole. Vabbè, facciamo così e andiamo poi a cercare la versione, come facciamo di qua col Nexus, il full site. Volevo fare quella con la versione desktop, così facciamo un po' prima, ma direi che non è stato possibile. Full site su entrambi, vediamo chi arriva prima. Sappiate che comunque il Nexus va con Wi-Fi e invece il G2 va con la rete internet, che comunque è buona nella mia zona, ma non raggiunge i 20 mega del wifi. Quindi su Nexus sta ancora caricando, ma praticamente vedete è fluido, non abbiamo nessun problema, e anche se vorrà fare il doppio tap, subito la reimpaginazione è più che corretta. Per quanto riguarda invece il G2 sta arrivando. Sappiate però che questo ritardo è dovuto semplicemente al fatto che la rete internet, specie nella mia stanza dove faccio recensioni, non è una bomba. Siamo all'interno e siamo in una zona un po' coperta da altre case, quindi è un po' più difficile la ricezione, però il telefono sta arrivando anche in questo caso, e togliendo il tempo di caricamento, direi di concentrarci più che altro sul di concentrarci più che altro sul
la velocità una volta che è stato caricato di scrolling, di pan e di quant'altro. Mi dispiace, sono stati questi problemi oggi con il G2, ma d'altronde siamo in diretta, è inutile dirvi che vi faccio fare questa recensione, questo verso lo farò tra 3-4 giorni quando magari il G2 sarà ripartito. Se ci sono dei problemi è giusto evidenziarli, secondo me. Direi che G2 quindi si è totalmente addormentato, spero che riesca a aprire questa pagina, prima o poi. Eccolo qua, diciamo che ce l'ha fatta. Nonostante vedete, stia ancora caricando, il G2 risulta essere niente, particolarmente fluido, senza nessun tipo di problema, anche quando verrà a fare il doppio tap, vedete subito è stata reimpaginata bene la pagina. Direi di non dilungarci oltre, visto che stiamo anche sforando un po' i tempi, in genere dura di meno una mia video recensione con confronto. Direi di andare a giocare con Asphalt 8 anche sul G2 e poi chiudere il nostro versus. Ok, siamo pronti a partire. Ottima la grafica, ottimo lo schermo, nessun problema. Vado anche a sterzare. Belle le immagini. Direi nessun tipo di problema, vedete? Il telefono risponde perfettamente ai miei comandi e la giocabilità è ad ottimi livelli. Allora, cosa dire di questi due telefoni? Tolto il problema che abbiamo avuto sul wifi, secondo me siamo davvero a livelli fantastici su entrambi i dispositivi. Direi che non c'è un vero e proprio vincitore, direi che di lasciare a voi la scelta su quale acquistare. La differenza è di 200 euro a favore del Nexus 5, anzi di 250 euro a favore del Nexus 5, visto che la versione da 16 giga costa 349 euro. Fate voi se vale la pena avere il TokTok, il parcheggio, delle applicazioni, il Q-Slide, le apps, il Quick Memo e altre, una fotocamera leggermente superiore per il G2, oppure accontentarvi, tra virgolette, accontentarvi delle enormi potenzialità del Nexus 5. Quindi a voi la scelta, ci vediamo alla prossima video recensione, al prossimo video confronto. Madre Innocenti per androidblog.it. Ciao!